L'immaginazione non è la fantasia, non è la fantasticheria, non è la rêverie, non è il sogno a occhi aperti. L'immaginazione vera svela il reale nascosto, occulta gli aspetti apparenti della realtà, manifesta il loro piano nascosto, il loro piano non ordinario. La fantasia è l'opposto dell'immaginazione che si scatena durante il gioco dell'eroe. La fantasia è una illusione, è una invenzione arbitraria, è una ingannevole proiezione di noi stessi, dalla quale non c'è tradizione spirituale che non ti metta in guardia. E a questo riguardo c'è una storiella zen che illustra bene la situazione. In sostanza è questa. Allora c'è ogni notte un uomo che è perseguitato da un fantasma. Questo fantasma gli impedisce di dormire. Quest'uomo prova tutti gli esorcismi, però ogni volta il fantasma prende a snocciolargli per filo e per segno tutto ciò che ha fatto durante il giorno. Ma caspita, ma è un fantasma onnisciente. E allora l'uomo, tutto angosciato, va da un maestro Zen. E il maestro Zen gli dice: "Certo, comprendo. Allora prova a fare così. Questa sera, all'arrivo del fantasma, infila una mano nel sacco di riso, prendine una manciata e fatti dire quanti chicchi di riso stringe in pugno." Così arriva la sera, e con la sera arriva il fantasma, e a quel punto l'uomo gli chiede quanti chicchi di riso ha nella mano. E che cosa succede? Che il fantasma, costernato, puff, scompare. Ecco, sai perché il fantasma sapeva tutto di quell'uomo? Sapeva tutto perché quel fantasma era una proiezione della mente di quell'uomo. Era un riflesso come in uno specchio curvo. Era una fantasia, un fantasma, fantasia, fantasma. Un fantasma della sua mente, una fantasia della sua mente, che faceva dannare l'uomo tutte le notti. Ecco, l'immaginazione che si scatena nel gioco dell'eroe non è una fantasia, ma è la visione magica e trasformatrice della realtà. È la nostra condizione di quotidiani alchimisti. Al contrario, il fantasticare tarpa la tua prontezza, il fantasticare tarpa la vivacità della veglia, rende inetti alle opere pratiche, rende timidi, indecisi, fa sprecare tempo qualitativo. Che cos'è quindi fantasia? Fantasia è l'incantesimo gettato sulla società dai produttori di pubblicità. L'incantesimo gettato sulla società dai fabbricanti di immagini politiche, che viene poi amplificato da schermi giganti e viene risputato nella mente inerme dei consumatori, che sono a quel punto soggiogati, e non solo, sono beffati, sono fantocci nelle mani del burattinaio, e così vengono gravemente danneggiati nel proprio potenziale spirituale. La dottrina della immaginatio vera è oggi ignota. Uno degli scopi del gioco dell'eroe è riportare alla luce la immaginatio vera, perché nella immaginazione tutto è radicato. Nella immaginazione tutto è radicato. Buono. Questo brano e altri lo potrete trovare nel mio libro
Il gioco dell'eroe, edito da Il Punto d'Incontro, con la presentazione dell'amico Franco Battiato. Evviva da Gianluca Maggi. Alla prossima.